Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Questa sesta domenica di Pasqua ci invita a riflettere con molta attenzione su uno dei termini molto usati al giorno d'oggi, che è il termine amore. Che cosa vuol dire amare? Pochi di noi purtroppo fanno l'esperienza dell'amore, perché l'esperienza dell'amore è l'esperienza di Dio. Infatti Giovanni ci dice nella seconda lettura che Dio è amore. Si può vivere anche senza amore? La risposta è positiva. Sì, si può vivere anche senza amore. Ci sono tante persone che vivono incallite nel male, incallite nelle proprie cose e che quindi magari non hanno mai fatto l'esperienza dell'amore. Povere loro, perché non facendo mai l'esperienza dell'amore viviamo una vita al di sotto di quelle che sono le aspettative umane. Gesù ci dice nel Vangelo di quest'oggi che se noi siamo suoi amici, sono coloro che rispettano, che osservano i comandamenti. I comandamenti non sono degli ordini, ma sono le modalità con cui noi possiamo veramente fare l'esperienza dell'amore. Amare vuol dire venire da Dio. E è semplicissimo fare un brevissimo esame di coscienza nella nostra vita e chiederci: ma io amo qualcuno nella vita? Certo, magari i nostri sposi potrebbero dire quest'oggi: noi ci amiamo, oppure tante persone che si amano indubbiamente. Ma l'amore, quello vero, se viene da Dio, è un amore duraturo, forte, che può durare 20, 30, 50 anni, che dura tanto tempo. Perché? Perché l'amore non ha la possibilità di essere corroso dal tempo. Infatti Dio ci ama sempre, in qualsiasi condizione noi siamo. Siamo dei peccatori, Dio ci ama. Siamo lontani da Lui, Dio ci ama. Siamo dei delinquenti, Dio ci ama. Sempre, sempre, sempre Dio ci ama. E come facciamo noi a corrispondere allora a questo amore di Dio? Dice Gesù: non vi ho chiamato servi, ma vi ho chiamati amici. Perché? Perché se noi costruiamo il nostro rapporto con Dio nell'amore, non siamo più servitori, ma stiamo ad essere amici. L'amicizia è un termine molto importante nel Vangelo, che ha un significato molto più ampio di quello che abbiamo noi quando diciamo: quello è mio amico, l'altro è mia. No, no, non è solo questa consapevolezza. L'amicizia in Cristo è qualcosa di più: è corrispondere, è conoscere, è vivere, è stare con quella persona.
Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto noi stessi è la cosa più importante della nostra vita. Se noi, forse, e lo spero, abbiamo almeno un minimo di desiderio di vivere bene la nostra vita, e credo che tutti quanti abbiamo questo desiderio, no? Di dire che bello sarebbe se... Ebbene, se in noi c'è questo minimo di desiderio, la conseguenza è semplicissima. Dobbiamo cominciare ad amare. E ad amare il prossimo più prossimo, e lentamente cominceremo veramente a scoprire che cosa vuol dire vivere bene nella nostra esistenza. Spesso noi siamo talmente presi dalle cose di questo mondo che facciamo tante cose, ma non amiamo. E l'amore è, per caratteristica fondamentale, totalmente gratuità. Non c'è un motivo, perché nel momento in cui io do un motivo o un interesse nell'amore, non è più amore. Se sono obbligato ad amare, vuol dire che non è più amore. Se io faccio una cosa per interesse, non è più amore. Ma allora, che cosa vuol dire amare Dio e amare il prossimo, se non quello di vivere nella totale gratuità? Cosa difficile. Sono persino parole che ci passano sopra la testa, perché non abbiamo nemmeno l'esperienza di questo amore. Eppure Dio è amore. E quando, ci dice San Paolo, saremo davanti al giudizio di Dio, tutto finirà. Ciò che resterà della nostra vita sarà solo ed esclusivamente l'amore. E allora, fratelli e sorelle, con tanta semplicità ci chiediamo quest'oggi: ma io sono una persona che ama? Cioè, sono capace di amare, non di volere bene a uno, di volere bene all'altro, come possiamo voler bene ai nostri figli, ai nostri nipoti e chissà quant'altro. Benissimo, belle cose, li aiutiamo, ne facciamo di tutto per loro, ma un conto è amare. Cioè, donarsi totalmente e completamente all'altro. Siamo disposti a fare questo? Questa è la via della felicità, la via della gioia. Non ce ne sono altre vie. Possiamo trovare la felicità giustamente nei soldi, possiamo trovare la felicità giustamente nelle cose di questo mondo, in una bellissima vacanza, chissà dove, chissà come. Ma tutto questo qua, tutto finisce. C'è qualcosa dentro di noi, dentro nel cuore di ciascuno di noi, che grida. E che cosa grida? Grida amore. Grida semplicemente questa possibilità che ha ciascun uomo di vivere alle altezze infinite dell'amore di Dio, per poter dire: ah, ecco che cosa vuole dalla mia vita il Signore. Il Signore non vuole chissà quali cose, che facciamo le cose fatte bene, eccetera. No, 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 no. Tutte queste vengono secondariamente. Prima vuole che noi facciamo l'esperienza dell'amore. E in definitiva, fratelli e sorelle, quando noi saremo in cielo, saremo in paradiso, che cosa godremo in paradiso? Ci metteremo su una poltrona e resteremo lì per tutta l'eternità? O godremo dell'amore di Dio? Il grande Dante, il grande sommo poeta Dante, diceva, nella sua straordinaria commedia, amor che tutto muove, l'amore che muove tutto, perché Dio muove il mondo, muove l'universo, non per delle leggi fisiche, anche per queste indubbiamente, ma è l'amore che muove Dio, come l'ha mosso nell'incarnazione del Figlio, come l'ha mosso nella vita di ciascuno di noi,
come continua ad a muoversi, perché? Perché noi possiamo vivere dell'amore di Dio. Dio vuole solo questo da noi, non vuole nient'altro. Non vuole né i nostri soldi, né le nostre cose, non vuole niente. Vuole che noi corrispondiamo esattamente a quell'infinito amore di Dio. Ma come si fa a amare Dio in questo modo qui? Si fa, si può, si prova, prova e riprova, prova e riprova. Ma se qualcuno di noi avesse un minimo di tempo, un po' di tempo, e cominciasse a guardarsi dentro, si guarda dentro e comincia a scoprire che tutto quanto quello che c'è nel profondo del nostro cuore non può far altro che chiedere una cosa sola: amore. Ma quanto ci godiamo, diciamo la verità, quanto ci godiamo quando una persona ci vuole bene, quando una persona ci ama? Ci godiamo tanto, perché c'è questo rapporto immediato, questa corrispondenza immediata quando facciamo l'esperienza nella nostra vita, magari qualche volta l'abbiamo fatto, di una persona che ci ama veramente? Perché c'è dentro di noi. Perché Dio, quando ci ha creati, ha instillato nel nostro cuore questo desiderio. Il desiderio di amare e il desiderio di amarlo. E San Giovanni concluderà dicendo: non puoi amare Dio che non vedi se non ami tuo fratello che vedi. Amare sarà la soluzione a tutti i nostri problemi, tutti, dal primo all'ultimo. Se voi leggete le vite dei santi, non sono altro che storie in cui l'amore ha prevalso su qualsiasi altra cosa. Magari per qualcuno di noi, davanti a questi discorsi, potrà dire: sì, bei discorsi, ma la vita è un'altra cosa, la vita è una battaglia. Nella vita ci sono i furbi che tentano in tutti i modi di fartene di tutti i colori. Guarda quello lì, guarda quello che mi ha fatto questo, guarda quello che mi ha fatto l'altro, guarda quello che mi ha fatto l'altro ancora. Sì, sì, indubbiamente. Ma credete che l'amore vince su tutto. Amor vincit omnia. L'amore vince su ciascuna cosa, anche la più orribile, la più difficile di questo mondo, solo l'amore riesce a vincere. O siamo dalla parte dell'amore di Dio, o siamo sempre e comunque perdenti nella nostra vita. Se vogliamo essere vincitori, non vincitori in questo mondo, non vincitori perché magari soccombiamo a questo o all'altro, ma se vogliamo veramente essere vincitori e vivere bene la nostra vita, l'unica cosa è cominciare a pensare a come possiamo riamare il Signore attraverso il suo amore, che dobbiamo chiedere tutti i giorni. È una domanda, è una preghiera: Signore, fa che io possa amare. Da questa domanda scaturirà la risposta di Dio: è ciò che io voglio da te, che tu possa amare con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto te stesso, con tutta la mente. Solo in questo modo, fratelli e sorelle, ci sarà in noi la vera felicità, la felicità di Dio, quella felicità che nessuno ci può togliere, perché l'amore di Dio è veramente riversato nei nostri cuori. E allora non ci può impedire nulla di chiedere, perché è una domanda semplicissima che possiamo fare tutti: Signore, donami questa esperienza dell'amore. Sia lodato Gesù Cristo.